Ragazzi, Bricolla è ancora qua. Volevo dare un piccolo consiglio alle persone che vanno in giro cercando di comprare. Non ve li vedete D-Max, lasciateli stare, cacciatori di tesori, affari di famiglia, mi fanno male al cervello. Voi pensate di potervi comprare un camper del genere con 3.000 euro? Ma con tutto il rispetto, ma 3.000 carci in culo. Ma che cazzo vi pensate che la gente è un po' maniaca che vende i camper perché deve comprare pane e mortadella? Un camper super accessoriato come questo, turbo diesel, gancio traino, gomme nuove, 750 euro di batterie comprate 2 mesi fa, motore rifatto tutto quanto, distribuzione, fotovoltaico, interni nuovi, tende nuove, cucinerie nuove, tappezzeria nuova, parquet nuovo. Ma che cazzo vi siete messi in testa, raga? Io bene o male, io posso mangiare, siete voi che dovete andarvene a cercare un altro camper.